No, hai detto bene tu. Immaginavo che l'avversario partisse così. Non siamo stati, non abbiamo messo l'aggressività giusta, non abbiamo fatto le corse di rientro giusta ed ero incazzato sicuramente dopo la partita. Anche un po' per come sono venuti i gol, perché poi dopo siamo andati a analizzare i gol, sono veramente state delle distrazioni da parte di tutti, non c'è solo un colpevole, ecco. Soprattutto quando si prende un gol così è una colpa di squadra. E penso che siamo mancati su quell'aspetto lì. Abbiamo fatto bene in certi altri aspetti, magari con la palla abbiamo fatto bene, ma senza palla non abbiamo fatto bene. Abbiamo lasciato troppo agli avversari, troppi spazi, eravamo forse. Difendavamo, perché c'eravamo a livello di numeri, ma non c'eravamo a livello di spirito. La cosa bella del calcio è che domani, dopo 4 giorni, c'è un'altra partita e quindi c'è una pagina nuova da scrivere. E quindi questa è la cosa bella del calcio. Diciamo, hai descritto un po' gli effetti sul campo, quello che si è visto. Sarà una partita diversa dalle altre perché sicuramente la Triestina è una di quelle squadre che è candidata per vincere il campionato. Ha un organico importante, un allenatore importante. E dobbiamo sicuramente stare attenti che davanti a un ragazzo che l'anno scorso ha fatto 20 gol, l'altro ragazzo giocava in Olanda ed è in prestito al Venezia, comunque sono giocatori importanti. Hanno un trequartista che ha fatto quasi sempre la Serie B, che è D'Urso, e loro hanno un potenziale davanti importante. Poi hanno comunque Finotti e Durante, che a me Durante è piaciuto molto l'anno scorso contro di noi. Quindi hanno un arsenale offensivo importante, sono compatti, sono solidi, hanno giocatori di esperienza, non giocano con i giovani, hanno un portiere comunque che ha fatto la B e viene dalla Serie B e quindi dobbiamo fare una partita attenta e solida in fase difensiva, dobbiamo fare benissimo le preventive perché i loro attaccanti non difendono, li tengono sempre alti i due attaccanti e quindi sarà una partita di duelli, soprattutto in fase difensiva. Abbiamo cercato di marcare questa cosa negli allenamenti, di essere bravi, attenti sempre, essere concentrati per 100 minuti, perché comunque sarà una partita che loro cercheranno di vincerla sicuramente, anche perché come hai detto te vengono da una sconfitta che probabilmente non meritavano a Crema, però sappiamo che loro verranno qua, perché ho sentito anche l'intervista di Tesser. E loro verranno qua per vincere. Quindi noi dobbiamo essere con la giusta mentalità. Mi aspetto un po' una reazione dalla partita, dall'atteggiamento che abbiamo avuto con l'Albino Leffe, e quindi mi aspetto una reazione da parte della squadra.